fischiato da Celano. Può fischiare l'inizio della gara, il Celano tocca il primo pallone, giro palla per Civelli, imbuca su una parallela, cerca di saltare Luiz, bella la palla, è già il gol, è buona il giro palla del Celano. Un po' nervoso il futsal basso, ora il Lucero può ripartire 3 contro 2, palla a destra per Onnembo, Onnembo 2-0, palla persa malamente davanti, si è fatto trovare in superiorità numerica, in inferiorità numerica il futsal basso, pallone malamente, va Civelli, salta Notarangelo, ancora Civelli, cerca il colpo di tacco, non riesce il tacco, poi è Di Marco, grande la parata di Diego Dario, però... centro Pietro della Motta in panchina, Gianni D'Arangelo, palla per Lucero, sbagliato il passaggio, però è Civelli, bravo, è bravo, molto forte il numero 11 del Celano, ancora in rete, ancora passiva la retroguardia biancorossa, e ancora la palla di Civelli per un bravo, ancora è un gran gol ancora di Civelli, 4-0 per lo Sport Center. Ora chiama il time out mister Rossi, tripletta per l'argentino dello Sport Center, buca la difesa celanese, tiro da fuori Giasson, parata di Angelo Sante, ancora Giasson di punta, rete di Giasson, rientra in gara il futsal basso al quasi 5 minuti, a 4:44, Giasson buca la rete, forse con una deviazione, non è importante, assegniamo il gol a Leo Giasson. 4 secondi alla fine del primo tempo, Luiz per Giasson, può andare a tirare Giasson, non lo fa, lo fa ora, rete di Giasson, doppietta di Leo Giasson, riapre la gara. Futsal basso, palla, bella la palla di testa di Bello, e ancora bravo Angelo Sante, dialato per Luiz avanza, secondo palo, sbagliato il passaggio di Luiz, e Onnembo è sbagliata la palla di Luiz, imbucata, c'è Onnembo a fare diagonale difensiva, si sì, il 5-2, Luiz poteva andare al tiro, cerca il tiro, ribattuto, riparte Civelli, palla in mezzo per Lucero, rete di Lucero, Pierpaolo della Morte per Notarangelo, bravo Notarangelo, poi ancora un tiro da fuori di Onnembo e trova ancora la porta, forse no, Crescimbello, un pallonetto d'interno destro, si urla qui dalla tribuna. Bello il pallone di Donato per Di Bello, ancora Di Bello per Donato, tiro di punta, rete! Torna al gol dopo un anno, Bomber Umberto Di Donato mette a referto la prima rete della stagione con il 24, il tiro di puntina paga sempre. Palla lenta, riparte Civelli, scarico per Catenacci, nel secondo palo, rete di Di Marco, ottimo alla ripartenza, tre tocchi rete ragazzi. Allora siamo qui ai microfoni del futsal basso, mister Rossi, il bomber Umberto Donato, capitano di Giacomo. Allora, prima domanda per il bomber, tornato al gol dopo oltre un anno, grave infortunio l'anno scorso in C1, la prima partita con la Fenice, si è infortunato al crociato, ha recuperato, è tornato in campo, è già andato in gol. Allora bomber, come ti è sembrata questa C1, non la fai da qualche anno, qual è il livello tecnico e quali sono le differenze tra C2 e C1? Abissali, che in C1 c'è gente forte, quindi è impegnativo. Guarda la camera. Dobbiamo essere più preparati mentalmente e anche in campo. Ma ci siamo, il mister c'è, la squadra pure, quindi c'è anche il capitano, quindi senza paura. Grazie al bomber, ora due chiacchiere con capitano di Giacomo, tornato dopo l'assenza di sabato scorso per vendemmia, oltre a fare ingegnere, coglie anche Luca Lua, capitano di Giacomo, grande latifondista del Mezzogiorno italiano. Chiediamo a lui, non sono queste le partite da vincere, avevamo quasi un piede e mezzo fuori dalla Coppa. Quali sono state le impressioni positive della gara
E cosa ti aspetti per l'inizio del campionato? Come sta andando la fase della post preparazione atletica? Quindi cosa pensi del momento fisico, atletico e tattico della squadra? Beh, sicuramente non sono queste le partite da vincere. Sicuramente sapevamo che oggi con loro, anche in caso di vittoria, diciamo che era forse impossibile passare, però è stato doveva essere un buon test per capire qual è il livello della C1 e per capire quelli che devono essere il nostro percorso quest'anno. E sinceramente un po' l'abbiamo bucato, perché siamo partiti decisamente male. Non può essere l'atteggiamento giusto prendere gol dopo 2 secondi dal calcio d'inizio. L'atteggiamento del primo tempo è ingiudicabile secondo me, perché siamo sempre arrivati secondi, loro fisicamente probabilmente stavano meglio, noi forse un po' troppo sulle gambe, ma ci può stare in questa fase della stagione. Ma non abbiamo vinto un mezzo contrasto, arrivavamo sempre tardi e purtroppo non è questo l'atteggiamento. Non possiamo permetterci di andare sotto e cercare di riprendere col portiere in movimento. Ci può far fare qualche gol, ma poi, come si è visto, ci fa scoprire e col tempo ci fa prendere anche qualche altro gol. Quindi dobbiamo lavorare, perché quest'anno dobbiamo fare un buon campionato. Adesso siamo col mister, faccio un'analisi della gara. Una gara quasi ripresa col portiere di movimento, loro lo difendevano male nel primo tempo. Poi nel secondo tempo si sono riorganizzati, anche se stavano molto alti si poteva fare qualcosa di più. Siamo stati frettolosi, normalmente poi prendere 3 gol da distanza siderale, sono stati anche fortunati nel cercare la porta, la partita è finita, non c'erano più stimoli. Faccio un'analisi di questa gara. Allora, secondo me la gara è divisa sostanzialmente in 2 fasi, 3 fasi. La prima, dove cambiamo completamente l'approccio alla partita e prendiamo 2 gol in forse 3 minuti, gol evitabili completamente. Poi abbiamo vissuto secondo me una buona fase in cui abbiamo sfiorato in diverse occasioni il gol, abbiamo riavuto un giro a vuoto, abbiamo risubito in altri 2 minuti 2 gol, poi abbiamo fatto un buon portiere in movimento il primo tempo creando diverse occasioni. Secondo me l'abbiamo giocato bene anche il secondo, però abbiamo preso, se ci fai caso, 3 gol su 3 nostre conclusioni. Quelle conclusioni vanno fatte forti, a maggior ragione se avevamo messo il portiere alto a giocare per dare palleggio dietro. Però quando si va a fare poi l'ultimo tocco, l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro, l'azione deve morire, altrimenti il gol lo prendiamo. Al di là di questo, che è un'analisi un po' più tattica, concordo col capitano, non è questo l'atteggiamento. Tu giustamente dici non è una partita da vincere per forza, io da allenatore ti dico no, queste partite vanno vinte, perché tu ti misuri anche psicologicamente su quello che è un campionato. Scendere in campo come siamo scesi oggi, molto distratti, molto quasi divisi a blocchi, non va bene. Poi ci eravamo rinquadrati e di questo sono contento, però ci sono 10 minuti di gara tra primo e secondo tempo che non vanno assolutamente bene, su cui dobbiamo lavorare in serenità senza fare drammi. Un ultimo commento: ora bisogna resettare, la coppa interessava, non è un dramma essere usciti. Adesso sappiamo che il Celano è una di quelle squadre che contenderà il titolo al Super Eco, però sabato a Vasso arriva un Atria Team che dai risultati fatti è una squadra indecifrabile, sicuramente soffrirà il nostro campo. Quale sarà l'atteggiamento che dovrà avere il Futsal Vasso per prendere i 3 punti e rimettere, come si dice, a posto la parte psicologica della squadra? Sì, non mi dilungo sulla parte tattica, vado subito alla parte psicologica. Dobbiamo essere bravi a resettare già da stasera, domani, lunedì, presentarci al campo sereni, fare tesoro di ciò che abbiamo sbagliato oggi a livello di approccio e scendere in campo uniti, focalizzati e convinti che siamo una buona squadra, però l'approccio psicologico è fondamentale, altrimenti poi crolla il gioco e crollano le individualità. Grazie mister, ci vediamo in settimana. Siamo con mister Contestabile, così come dicevamo con il mister Futsal Vasso Rossi, un Celano molto forte nell'individualità. Fino al 4-0
ci è sembrato solo il Celano in mezzo al campo, il Vasto ha avuto un atteggiamento negativo. Poi, diciamo, da mister, ti parlo da mister, non mi è piaciuta la difesa del portiere di movimento nel primo tempo, poi sicuramente nel secondo tempo hai registrato qualcosa, il Celano si è difeso benissimo sul portiere di movimento, sono arrivati altri 3 gol, cosa mi puoi dire di questa gara? Sicuramente un Celano che può contendere il titolo al Super Eco, vedendo, diciamo, sia la squadra messa in campo e sia la qualità tecnica di 2-3 elementi. Ma per quanto riguarda la difesa con il portiere di movimento, sì, abbiamo fatto un piccolo accorgimento perché la stavamo soffrendo, però anche con quella difesa i gol comunque sono arrivati da 2 tiri lontani con deviazione, quindi non è che c'è stata la giocata e la difesa è andata in difficoltà, però loro comunque con il portiere di movimento avevano qualità in mezzo al campo, abbiamo registrato qualcosa per coprire determinati spazi e lasciarne aperti altri. E la squadra sì, qualità, però basta vedere anche la partita sabato scorso di San Buceto, è una squadra molto molto giovane e sappiamo che comunque i giovani sono un'arma a doppio taglio, perché comunque concedono troppe distrazioni a gente esperta. Ma si può migliorare, si può crescere, favorite, non favorite, noi dobbiamo pensare a noi e comunque a crescere tutti insieme, io come allenatore, loro come giocatori, la società come società, poi quello che viene ci prenderemo. L'ultimo commento, cosa chiede il mister Contestabile alla squadra, cosa chiede la società a Contestabile e complimenti per la società in generale del Sport Center Celano, sempre in prima linea con il settore giovanile, squadre molto forti, si vede che alla base c'è molto lavoro e ci sono tecnici preparati anche dal basso. Come no, il livello è molto alto, comunque come dici il livello tecnico sia degli allenatori che dei giocatori è molto alto, cioè sabato scorso da noi è venuto Bordignon e Bordignon non ha bisogno di presentazioni, come anche i nostri giocatori, abbiamo 2-3 elementi che qualitativamente poi sono giovani, perché sul 4-0 abbiamo avuto l'occasione di fare il 5-0, 6-0, invece prendi 2 gol col portiere di movimento, riaccendi gli animi del Vasto, fortunatamente siamo stati bravi a inizio secondo tempo a gestirle in un certo modo e poi siamo andati facili. Niente, la società che cosa mi chiede? Secondo me abbiamo qualche squadra al nostro livello o un pizzico più alto, però ce la giocheremo, non dobbiamo, cioè sono ragazzi giovani, se continuano con questa crescita dobbiamo ritenerci soddisfatti di qualsiasi risultato, perché la cosa importante è quella. Dispiace per Natale e Luca Maceroni, Natale ha fatto la risonanza ieri, molto probabilmente si parla di Crociato, è per noi un giocatore fondamentale. E Luca Maceroni la stessa cosa, ha avuto un problema alla caviglia, però come avete visto, cioè, noi giochiamo con 2007 e 2008, e perché non possiamo far giocare 2009, se no ci sono 2-3 2009 che potrebbero giocare benissimo qui. Bene, salutiamo mister Contestabile, sappiamo il risultato di scanno, non sappiamo chi è passato, non sappiamo niente. Da quanto mi dicono ha vinto 3-2 scanno, quindi per differenza reti forse... 3-2 SGT. Ha vinto... Quindi allora, se fosse così, facciamo in bocca al lupo al Celano per la Final Four. Ciao mister, grazie. Alla prossima. Grazie.